Ciao, vogliamo fare due fettuccine a mano fatte in casa? Dai, vediamo come. Ciao amici, vado a preparare adesso la pasta all'uovo a mano. Di solito uso quasi sempre la macchinetta, magari l'impasto lo faccio così a mano, però poi per tagliare uso la macchinetta, ma questa volta la farò proprio tutta a mano con le classiche sfoglie. Bene, farò quattro uova, sono quattro uova medie. La farina io la metto sempre ad occhio. Però pressappoco è unetto a uovo, ne mettete sempre un po' di più perché poi dipende dalla farina. Io adesso sto usando, ma potete farla benissimo anche con la farina tipo 1, con la 0, come volete. Quindi a seconda della farina che userete, ce ne vorrà più o meno. Comunque diciamo che una volta, che avete imparato come fare, così ad occhio si vede, perché vedete, se la tira da sola la farina, no? Io ne tengo un pochino da parte, però mano a mano la metto, mentre impasto mi regolo. Quindi se l'impasto è troppo morbido, aggiungete altra farina. Se viene troppo duro, potete allungare con un goccino anche di vino. Mia madre ci metteva il vino delle volte. Bene, vediamo. Ecco qua, l'impasto è pronto, naturalmente io ho fatto dei tagli al video perché altrimenti sarebbe stato troppo lungo. L'ho fatto riposare un attimo, l'ho coperto, l'ho fatto riposare, intanto mi sono preparata gli ingredienti, il sugo per fare dei tagliolini che poi vedremo. Ok, allora iniziamo, lo arrotondiamo un pochino con il mattarello. Aiutiamo sempre con la farina, comunque questa è semola, quindi non attacca, scivola sopra senza modificare l'impasto. Continuo ad allargare e poi comincio ad arrotolare sul mattarello, così mi aiuto con le mani, mi faccio scivolare così, vedete? Ok, e piano piano si sta allargando la sfoglia. La giro anche, la srotolo e la giro e poi riprendo fino ad arrivare allo spessore che più preferisco. Che so, ad esempio per i tagliolini non deve essere proprio finissima, mentre invece per le fettuccine, le lasagnette, va bene anche un pochettino più grandina. Ok, certo con la macchinetta è tutto molto più semplice, ma non c'è gusto. Poi è bello vedere tagliolini o fettuccine un po' irregolari dove si vede proprio che è stata fatta a mano. Oh, naturalmente le uova, io uso solo uova freschissime di campagna, le prendo dalla mia amica Margherita, Margherita Pino se mi si offende. Ecco qua, io direi che questa è pronta. Vediamo un'altra piccola giratina e poi la metto ad asciugare su una tovaglietta. Ecco, vedete, scusate, non si vede molto bene, scusatemi, ma io quando giro i video faccio tutto da sola, imposto il cellulare per girare e poi ecco qua, la metto ad asciugare almeno un'ora, 2 ore. Quando è bella secca è più facile poi tagliare, solo che adesso noi siamo con i tempi un po' stretti, quindi sicuramente la taglierò prima. Mi ricordo mia madre che si alzava la mattina presto a fare queste sfoglie, poi le veniva ad asciugare mezza giornata praticamente, ma oggi andiamo tutti con la fretta. Ok, questa è la seconda sfoglia. Ho tagliato perché non voglio annoiarvi di nuovo e metto ad asciugare anche questa. Ecco
Eccola qua, vedete, sì, molto sottile. Bene, dopo averla fatta asciugare, la riprendo, ci metto la semola e adesso la arrotolo per tagliarla. Ci metto la semola perché non è proprio asciuttissima. Se fosse bella secca non me lo servirebbe. Secca ma non troppo, naturalmente non deve seccare tanto, una cosa giusta. Ora farò dei tagliolini piccolini così, perché i miei nipotini a pranzo gli piacciono molto i tagliolini. Li taglio e poi sciolgo subito così, in questo modo, ci metto sempre la semola per non farli attaccare, ma sono abbastanza secchi, eh? Ok, continuo a tagliare. Adesso vi faccio vedere se, ecco, per esempio questa è una pappardella, una lasagnetta, no? Oppure fettuccine, quindi potete fare quello che volete poi con il taglio, eh? Ecco, ok, continuo io con i tagliolini però. Allora, pasta all'uovo va benissimo anche surgelata, io di solito la taglio, la metto in cassettine sempre con un po' di semola e la surgelo, così me la ritrovo pronta quando devo fare qualche pranzo con i nipotini, con i figli, eccetera. Ed ecco qua le mie creazioni. Bene, buon appetito, ciao al prossimo video, ciao ciao!